Abbiamo la Felicia, la Dumi, il dottor Palmas, e noi siamo live da Bucarest. Vedete qua le nostre ragazze. Ciao. Qua abbiamo la sala d'attesa con i nostri pazienti, non so se si vede, ve la faccio vedere. Noi siamo operativi qua, stiamo lavorando. Voi dove state? Sì, invece io sono live da Chisinau, dalla clinica Bocca Bionica. E io invece... vedere. Sono tutti in pieno lavoro. Abbiamo Dimitri che sta lavorando. Sono a Yash, stiamo sempre lavorando. Eccoci qua. Le sale sono chiuse perché c'è l'intervento. È un po' tranquillità, dai. Tutti i pazienti occupati con il dottore. Facciamo un saluto a tutto il gruppo, che ci saranno più di 5.700 persone ormai che ci guardano. Questo di oggi è un video importantissimo perché vi dà le direttive su quelli che saranno i prossimi mesi. Intanto, viaggio di gruppo, come è andato? È andato alla grande. Il prossimo è l'ultimo viaggio di gruppo, il 12 e il 19. L'ultimo è stato veramente bello. L'ultimo, perché l'ultimo? Perché l'ultimo? Perché, ciao Diana! Allora, perché l'ultimo? Perché comunque ora abbiamo più possibilità di volare, ci sono più voli e quindi è molto meglio, piuttosto che mettere tutti i pazienti e portarli in un unico posto, come Parma, come facevamo fino ad ora, è meglio, una volta che troviamo un biglietto, di prenderlo e di venire qui per le cure, perché poi c'è il rischio che magari i pazienti non avranno neanche posto per le cure, perché la clinica... può darsi che ci sia piena, quindi, perché poi, come diceva anche prima dottor Palmas, in quanto c'è stata la crisi, l'anno 2020 nessuno è andato fuori per le cure, magari i problemi sono ancora aumentati, e ora quest'anno sono tutti che vogliono, a parte risolvere i loro problemi, ma più che altro ci sono più persone che possono viaggiare e andare da una parte all'altra, si possono spostare. Dovrei fare un video proprio su questo, il fatto che più crisi e più sta aumentando il turismo dentale. Stiamo ricevendo più di 60 richieste al giorno perché le persone non gli fanno più finanziamenti in Italia. Quelli che prima pensavano di curarsi in Italia magari da low cost, oppure dentisti locali, stanno iniziando anche loro tutti a guardare all'estero, e quindi sta aumentando la richiesta. Il problema è che abbiamo tutti i pazienti poi del 2020 che stanno tornando ora. Come mai proprio ora, giugno, luglio, agosto? Perché innanzitutto perché le persone hanno già le ferie, magari l'anno scorso non avevano le ferie, non potevano spostarsi perché sappiamo tutti che erano tutti chiusi in casa, e ora invece, in quanto ci sono già i voli liberi, le persone si sono anche vaccinate, il turismo è aperto, e poi anche le restrizioni, magari anche le restrizioni per passare da una zona all'altra, tipo ora noi non dobbiamo avere il test Covid quando andiamo in Romania e anche quando entriamo in Moldavia, quindi diciamo le restrizioni sono più leggere o anche non ci sono proprio. Pazienti fanno quarantena quando arrivano? No. Niente, è vero. E quello che è importante sarà sicuramente, secondo me, non tanto organizzare il viaggio di gruppo, ma organizzare il biglietto aereo. Prima che lo trovi è meglio, il primo che trovi è meglio acquistarlo, perché se no c'è il rischio che poi non li puoi più comprare i biglietti perché costano troppo, che sono proibitivi. Poi c'è anche il rischio che magari se compri il biglietto anche più tardi, magari il biglietto lo hai acquistato però non hai il posto in clinica, perché comunque come stanno anche i pazienti che facciamo ogni giorno i video, siamo quasi in full booking perché ci sono tantissime richieste, tantissime persone che si vogliono curare, e col passare del tempo i problemi magari sono anche aumentati alle persone che non sono curate prima. Quindi noi abbiamo quadruplicato il lavoro, abbiamo più cliniche, come diceva dottor Palmas anche prima, durante la crisi che si sono aperte le cliniche sia a Iași, a Bucarest, qui a Chisinau abbiamo un'altra clinica e siamo sempre in pieno lavoro. Prima della pandemia avevamo 10 poltrone, ora ne abbiamo più di 35, quindi abbiamo più che triplicato la capacità del policlinico, perché sapevamo che ci sarebbe stata la richiesta, la volta di richiesta.
Sì, dottor Palma, buongiorno. Ciao, come ti stanno trattando in Moldavia? Sto chiedendo come lo stanno trattando in Moldavia. Benissimo, grazie di tutto. Fai attenzione a Io lo seguo Jana. Fai sempre. attenzione a Lo seguo Jana. sempre. Bisogna di Grazie. fare attenzione. A Jana, a Jana. No, A Jana, bisogna di fare attenzione a Jana. Grazie, dottore. Per rincontrarla. Va bene, quindi il messaggio è, ragazzi, luglio va pianificato già, va pianificato perché se no si rimane a terra, biglietti non ce ne sono, non ce ne sono anche perché sta tornando anche la diaspora, sta tornando tutti i rumeni, i moldavi che vivono all'estero. Sì, tutti che avevano tornato a casa, essendo queste restrizioni, questa pandemia, non c'erano voli, quindi adesso hanno preso l'occasione, insomma, le restrizioni non ci sono più, non stai più in quarantena, i voli li trovi facilmente se li vai a cercare per bene, però fin da ora, quindi non devi aspettare perché a luglio-agosto vogliono tornare tutti a casa, quindi sarà full. Bene, allora io vi faccio in bocca al lupo e ci vediamo la settimana prossima. Io settimana prossima devo venire a Iasi e poi dopo sarà a Noi ti aspettiamo, però un'ultima cosa, voglio dire un messaggio a tutti i pazienti di fare fretta veramente, perché stavo parlando anche con i pazienti qui in clinica, loro sono contenti che hanno fatto in tempo di venire qui perché vedono comunque tante persone, vedono anche che ci sono tanti pazienti che vengono a curarsi, ma poi anche sul gruppo avete visto che ci sono tantissime richieste, pazienti che stanno addirittura di rifare ancora dei viaggi di gruppo, però comunque noi non li facciamo per il vostro bene, perché è meglio, non ha senso fare, se c'è già il volo aperto per Chisinau da Roma, non ha senso di portare il paziente a Parma. Quindi D'accordo, se abbiamo trovato il biglietto prima, meglio prima prenderlo. ti faccio vedere una cosa adesso, condivido lo schermo. Ditemi se lo vedete il mio schermo. Opla, adesso vi dovrebbe arrivare. Giulio, abbiamo connessioni praticamente da tutta Italia. Okay, se io vado per esempio qua su Skyscanner e cerco per esempio Romania, Bucarest, per esempio. Bucarest. Io metto qua partenza da Italia, quindi non specifico una città, e metto Bucarest, la città di Bucarest dove sto adesso, all'ultima clinica che abbiamo aperto. Skyscanner mi fa vedere le città con connessione diretta. Guardate, c'è Milano da 15 euro, Bologna da 23 euro, Roma, Pisa, Torino, Pescara, Alghero, Catania. Mi hanno messo addirittura Cagliari. Io a luglio vado un paio di weekend al mare. In Sardegna, Venezia, Firenze, volo diretto. Diciamo che Bucarest è una delle città più connesse. Conviene venire qua quando si deve iniziare le cure, come pure gli ASCI. Se non trovate a buon prezzo per Bucarest, oppure che il policlinico è pieno e sarà pieno qua a luglio, il consiglio è quello, se non avete connessioni dirette con Chisinau, di partire per gli ASCI, dove c'è la Felicia. Milano, Torino, Roma, Bari. Abbiamo, basta, queste città connesse con l'IASH. Invece se io metto da Italia per Chisinau, sempre il mese di luglio, si vede che ho le città che sono connesse, Verona, Torino, Parma, in realtà c'è Bergamo anche qua, non so perché non me lo mette, ce ne sono di più, ma basta che andate sul sito Wizz Air e li trovate. Ricordatevi che per Chisinau potete prenotare con Wizz Air Fly One da Parma oppure Air Moldova. Invece per Bucarest avete anche Blue Air e Ryanair. Ryanair, cioè vabbè, prezzi non ve lo sto a dire che sono veramente economici, ma anche quelli rischiano di salire parecchio. Ragazzi, un saluto e ci vediamo a Iasci, Felicia. Va bene, ti Ciao, aspetto, poi ci dai. vediamo anche a Chisinau. Ciao ragazzi, Ciao. ciao. Ciao.